Il secondo appuntamento sulle letture teologiche dei grandi discorsi di Benedetto XVI si è incentrato sulle prospettive derivanti dall'analisi del discorso di Bernardin del Santo Padre. Rimettere in moto un'autentica communicatio, cioè il confronto che stana i narcisismi intellettuali dove uno proietta solo se stesso e riflette la propria immagine e mette in condizione di scoprire ciò che finora era rimasto in ombra. Capire, per esempio, che non esiste conoscenza priva di presupposti. A termine della serata, la domanda più sentita è stata: è possibile un nuovo umanesimo? E se sì, come? Come partiamo? Ma credo che l'esperienza dei monaci a cui fa riferimento è un punto importante, soprattutto per trovare alcuni valori essenziali. Mi sembra che l'esperienza di questa sera è la proposta di una razionalità umile, nel senso cioè di una razionalità che davvero va alla radice e in profondità a cercare ciò che non si vede. Bisogna riprendere quello che era la consuetudine in età medievale dei monaci, appunto, che sono sotto questo discorso importantissimo di Benedetto XVI, e cioè quello di guardare con simpatia le realtà mondane, non precludendosi la conoscenza di tutti i saperi possibili. Nessuno ha la verità in tasca, la ricerca viene intercettata dall'ascolto. È questo il senso degli incontri che attirano e accolgono un pubblico sempre più numeroso. Questi incontri invitano a pensare, ha detto, com'è difficile nella vita moderna. È proprio vero, siamo presi dall'affanno, dalla corsa, dall'immediato, dall'emozione del momento e si pensa poco. Poi lei ha detto: contro il nichilismo rimane la preghiera cantata. Sì, cioè avevo in mente Galimberti, L'ospite inquietante, dove fa una diagnosi fin anche troppo pessimista del mondo giovanile. E invece è una sfida. Certo, non l'ho citato, l'avevo nel testo e c'è un passaggio di Ratzinger stesso dove dice non siamo in grado di dipanare l'enigma dell'esistenza in toto, però questo non ci fa abdicare la sfida della ricerca e quando ci si incammina sui sentieri della ricerca si trova molto. Come di consueto, la serata si è chiusa con la lettura corale della preghiera a cui tutti i presenti hanno partecipato con gioia.